Blitz dei carabinieri in Lomellina, arrestati sette membri di una banda dedita a furti e rapine. Il gruppo agiva tra San Nazaro, Dorno e Lomello ed era attivo anche nello spaccio di droga. Paura mortale, dove ieri sera un malvivente ha rapinato il supermercato Gulliver di Via del Cannone. L'uomo ha minacciato la cassiera con una pistola ed è fuggito con il denaro. Le elezioni, buone notizie in casa PD, dove Alan Ferrari viene eletto al Senato. Ad Arezzo, per la Lega, viene eletta la senatrice, come senatrice una lomellina, Tiziana Nisini, originaria di Scaldasole. Autoguido Vie si rifiuta di assumere i nostri dipendenti. L'accusa arriva dalla staff di Vigevano, che dopo l'assegnazione dell'appalto per il trasporto pubblico ora chiede il risarcimento dei danni. Dopo i disagi sulle strade continuano i problemi causati da neve e gelo. Inoltre Po, sulle colline vicino a Rivanazzano, preoccupano le condizioni di fossi e canali di scolo delle frazioni. San Michele Maggiore è una chiesa che ha più di un segreto a svelarli. È un architetto pavese, Alberto Arecchi, nel suo libro intitolato Il Santuario dei Re Italici. Pavia News, buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telepavia e di sette arresti. Il bilancio dell'operazione dei carabinieri di Voghera, che hanno sgominato una banda specializzata in furti e rapine in Lomellina. Tre membri della banda, composta da sei albanesi e un italiano, si trovano ora in carcere, altri quattro sono invece agli arresti domiciliari. Vediamo. La banda nel tempo aveva diversificato le sue attività, non solo furti e rapine, ma anche spaccio di droga e falsificazione di documenti. I carabinieri erano però da mesi sulle loro tracce e nelle scorse ore hanno fatto scattare un blitz che ha permesso di arrestare sette persone, sei albanesi ed un italiano di etnia sinta, tutti residenti in Lomellina. Si è conclusa così l'operazione Techinezi, traduzione in lingua albanese della frase dai cinesi, cioè il bar di Dorno, dove la banda si trovava abitualmente. Stando alle indagini degli uomini dell'arma, i sette sarebbero i responsabili di decine di furti in abitazioni, negozi e uffici pubblici tra i comuni di San Nazaro de Burgondi, Garlasco, Dorno e Lomello. Terminata quella che è stata una fase che in realtà non è mai terminata perché è proseguita anche nella fase dell'indagine, c'era naturalmente l'esigenza dell'attività investigativa vera e propria e in questo si è distinto particolarmente il nucleo operativo della Compagnia Carabinieri di Voghera che ha gestito anche sotto la guida personale del comandante della compagnia, il capitano Tommaso Settimio, l'intera attività che più di tanto non possiamo dire è stata attuata con accertamenti di natura tecnica, sopralluoghi che erano stati effettuati sui luoghi dei furti, degli eventi criminali, ma anche attività investigative in quella che viene definita lo human intelligence, cioè le vecchie attività di una volta, pedinamenti, osservazioni. La banda agiva con un modus operandi ben collaudato. L'autore del furto rubava una macchina, si spostava in un paese vicino e metteva a segno il colpo. Poi, una volta fuggito, bruciava l'auto per non lasciare tracce. Spesso i componenti del gruppo utilizzavano anche armi per difendere il loro territorio. L'operazione dei carabinieri è iniziata nel 2016. I militari ci hanno messo mesi per raccogliere informazioni sufficienti a incastrare i malviventi. Ora tre di loro si trovano in carcere, altri tre agli arresti domiciliari e uno dovrà sottostare alla misura dell'obbligo di dimora nel comune di Ferrer Bognone. L'area in cui operavano erano quelli della Lomellina e su questo punto è stato molto importante appunto la collaborazione dell'arma locale, come anche oggi sia nella localizzazione che poi nella cattura. Uno di questi addirittura è stato rintracciato a Bressanone, dove si era allontanato da un po' di tempo, per cui c'è stata un'attività di analisi iniziale, un'attività tecnica di indagine con le tecnologie di cui disponiamo e poi un'attività finale per la localizzazione e la cattura. Rimaniamo sulla cronaca, paura a Mortara, dove un malvivente ieri sera ha messo a segno una rapina al supermercato Gulliver di Via del Cannone. L'uomo ha puntato una pistola verso dipendenti e clienti e poi è riuscito a fuggire con i soldi contenuti nella cassa. Paolo Barni. Un rapinatore solitario è entrato in azione ieri sera all'orario di chiusura al supermercato Gulliver di Mortara all'incrocio tra via Balduzzi e via del Cannone. Un colpo durato pochi minuti che avrebbe fruttato al malvivente un bottino di circa 800 euro. È successo tutto rapidamente. Attorno alle 8 di martedì sera un uomo è entrato nel supermercato armato di pistola. Neanche il tempo di capire se l'arma era vera oppure si trattava di una scacciacani che il bandito aveva preso a minacciare la cassiera, costretta ad arrendersi al volere
del malvivente. L'uomo si è impossessato di quanto c'era nel registratore di cassa e poi è andato via fuggendo a piedi tra le strette stradine del centro di Mortara. Di lui nessuna traccia. Sul caso stanno lavorando i carabinieri della stazione di Via Dalla Chiesa. Fra gli elementi in mano agli investigatori le testimonianze dei presenti, che avrebbero descritto il rapinatore come un uomo piuttosto giovane, probabilmente di nazionalità italiana. Il supermercato Gulliver di Via del Cannone non è particolarmente soggetto a episodi di criminalità. L'ultima rapina, prima di quella di martedì sera, infatti risaliva a 7 anni fa. Più frequenti, invece, i casi di cronaca riguardanti l'altro punto vendita Gulliver cittadino, quello di Via Trieste. Siamo alla politica, alle elezioni, arrivano buone notizie in casa PD, almeno per quanto riguarda i candidati, se non per i numeri. Alan Ferrari, deputato uscente proprio del Partito Democratico, è stato eletto al Senato grazie al voto del proporzionale. Sentiamo Mario Fortunato. Sono molto soddisfatto sul piano personale, abbiamo dovuto attendere un po' in ragione dell'assegnazione di tutti i seggi proporzionali, che ha richiesto un po' di tempo, però alla fine è andata bene. E alla fine ha potuto tirare un sospiro di sollievo anche Alan Ferrari, il settimo dei pavesi eletti a Roma ed il primo ed unico del Partito Democratico. L'ex deputato entra infatti al Senato dopo un complicato calcolo. Ferrari era secondo nel listino proporzionale alle spalle dell'ex ministro Fedeli, che è stata eletta in Campania, precisamente a Caserta, e ha quindi lasciato il seggio lombardo al rappresentante del PD pavese. Ferrari, che in queste ore è già a Roma, punta a portare avanti il lavoro avviato nella precedente legislatura. È ovvio che in generale per il PD non è andata bene, quindi si tratterà di ragionare con calma sulle cause e ragionare soprattutto su come continuare ad essere utili, come io credo siamo stati in questi anni per il Paese e per me, per la provincia di Pavia. Provincia che io cercherò di rappresentare al Senato con la stessa serietà e con lo stesso impegno con cui ho cercato di rappresentarla in questi 5 anni alla Camera. I suoi colleghi eletti hanno già parlato di, appunto, impegno per il territorio, diverse tematiche da portare avanti. Quali saranno le sue priorità in questa nuova legislatura? Ribadisco quello che ho detto in campagna elettorale. Per me ambiente, agricoltura, sanità e infrastrutture sono le grandi questioni aperte sulle quali non avrò nessunissimo problema, anzi creerò io il più possibile le condizioni per farlo, a dialogare con tutti gli altri eletti di Pavia, perché penso che così si debba fare. E Alan Ferrari non è l'unica sorpresa, se vogliamo, per il nostro territorio. Ad Arezzo, in Toscana, festeggia un'altra senatrice, almeno pavese di origine. Si tratta di Tiziana Nisini, originaria di Scaldasole, eletta al Senato per la Lega. Scaldasole ha una propria rappresentante in Parlamento, è Tiziana Nisini, eletta al Senato per la Lega nel collegio di Arezzo. Nisini, nata e cresciuta in Lomellina, vive in Toscana ormai da quasi 20 anni. È entrata nella Lega nel 2003, quando il partito in quella regione contava lo 0,6%. In provincia di Arezzo, a queste ultime elezioni, invece, la Lega è arrivata al 19% e Tiziana Nisini, pur perdendo per una manciata di voti la sfida al proporzionale contro l'ex sottosegretario alle infrastrutture Nencini, è stata eletta nel listino proporzionale. Così la neosenatrice descrive la crescita esponenziale della Lega in Toscana. Beh, comunque la Toscana, che per decenni è stata sempre rossa, la gente votava ormai per abitudine. La verità è che anche tutti i problemi a livello nazionale hanno poi alla fine toccato anche la Toscana, che è sempre stata una delle felici. Quindi la gente con fatica è staccata dagli ideali di sinistra, ha cominciato a vedere le cose come stanno, per cui è stato tutto un percorso che ha portato a questo risultato, perché la gente è stanca. La Toscana, che è una regione stupenda, meravigliosa, vive di turismo, ha cominciato anche lei a sentire la crisi, per cui l'inefficienza in attività della sinistra, insomma, ha portato poi a situazioni veramente sgradevoli, sia a livello di turismo, il turismo termale, il turismo in generale, a livello di infrastrutture. Se pensa che la Toscana Sud, io faccio l'assessore ad Arezzo, cioè se devo prendere, vivo a San Gimignano in provincia di Siena, se io prendo un treno da Siena a Arezzo devo prendere un treno a gasolio,
ci metto, sono obbligata ad andare in macchina perché impiegherei 3 ore perché le due capoluoghi di provincia non sono collegate. Assessore alla casa del comune di Arezzo, Nisini rivendica la riforma dei criteri per le assegnazioni che ha portato ai primi posti in graduatoria le famiglie italiane. Nella rossa toscana siamo riusciti a portare avanti anche queste politiche, che poi ormai sono diventate le politiche dappertutto, anche nel sud, voglio dire, la Lega ha fatto un ottimo risultato, oltre le aspettative, perché la gente è veramente stanca. Pur essendo toscana a tutti gli effetti, Tiziana Nisini non dimentica la sua terra di origine e afferma che anche da Roma avrà un occhio di riguardo per la Lomellina. Poi per me sono nata, ho vissuto a Scaldasole fino a 24 anni, per cui per me è un motivo d'orgoglio, perché comunque sono sempre legata alla mia terra. Io ho lasciato un pezzo di cuore perché la mia famiglia vive lì, i miei genitori e le mie sorelle. Per cui non vedo l'ora anche di tornare a casa per festeggiare nei luoghi dove sono nata e sono cresciuta. E dopo le politiche passiamo alle regionali. Noi dovremmo avere in collegamento da San Genesio l'europarlamentare della Lega Nord, Angelo Ciocca. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti i telespettatori. Buonasera. Allora, Angelo Ciocca, il bilancio di queste regionali in casa Lega forse è piuttosto semplice, è stata una vittoria netta di Attilio Fontana. Se lo aspettava, o meglio, ve lo aspettavate in casa Lega un risultato così eclatante? Ma in casa non ce lo aspettavamo, ma in mezzo alla gente sì. In questa campagna elettorale abbiamo davvero raccolto l'entusiasmo, la vicinanza e la fiducia soprattutto di molti molti elettori. Quindi infatti anche grazie a voi approfitto per ringraziare tutti coloro che hanno dato fiducia al progetto Lega, che hanno dato fiducia a questo voto di futuro a guida Fontana, a guida Lega. Da rappresentante del territorio, lei ovviamente adesso è all'Europarlamento, ma ha radici proprio sul territorio di Pavia, San Genesio, nel Pavese. Parlerà al neo governatore di quelle che sono le priorità, i problemi della nostra provincia, le infrastrutture, insomma ce ne sarebbero tanti di cui parlare. Ma anche oggi c'è stata l'occasione di parlare col neo governatore, quindi il neo governatore è stato affascinato dalla visita che ha avuto in campagna elettorale sul territorio pavese, è stato affascinato dalla vicinanza dei cittadini del territorio della provincia di Pavia e anche di un colloquio costruttivo con i sindaci. Quindi sono certo che appena si insedierà l'amico Attilio Fontana, nonché presidente, mi dispiace perché io tutte le volte lo chiamavo il sindaco, perché per me era il sindaco per eccellenza, in quanto è stato un ottimo sindaco della Lega, è stato un ottimo sindaco di Varese, adesso sarà sicuramente un ottimo presidente di Regione Lombardia. Ecco, lui è pronto assolutamente ad ascoltare, ad intervenire su quei bisogni di competenza ovviamente di Regione Lombardia, che anche il territorio pavese ne ha necessità. Ecco, quindi questo è il discorso. La cosa bella è che i cittadini lombardi, compresi i cittadini della provincia di Pavia, hanno riconosciuto con questo voto la bontà del buon governo di centrodestra, la bontà del buon governo di Maroni, la bontà del buon governo a guida Lega. Lo dicevo anche stamattina in un'altra trasmissione televisiva, è un dato di fatto. Quando amministra la Lega abbiamo così la fortuna, grazie ai nostri uomini, di dimostrare capacità. È un dato di fatto. Dove sono sindaci della Lega, dove sono stati governatori della Lega, dimostriamo capacità. Sono convinto che anche col governatore Attilio Fontana dimostreremo una capacità che si basa fondamentalmente su questa dote, la capacità di ascolto dei bisogni dei cittadini. Ascoltare e agire su quei bisogni è la ricetta della Lega Nord. Lo avete visto anche da parte del segretario federale Salvini, ha questa capacità di ascolto, di riflessione, di parola e di azione sui veri problemi dei cittadini. Le altre forze politiche non riescono più a intercettare quello che i cittadini si aspettano dalla politica. La Lega ha mostrato la capacità invece di ascolto e di intercettare i problemi reali, i bisogni reali dei cittadini, a parlare del lavoro, a parlare degli asili nido gratuiti, a parlare del tema della casa, del tema della sicurezza. Ecco, questi sono sicuramente le caratteristiche per le quali la Lega a livello nazionale, ma soprattutto a livello regionale, ha riscosso grande fiducia da parte
dei cittadini. In una passato battuta... il voto della Lega era magari un voto di pancia, no? Concludo con questa riflessione. In passato il voto magari era un voto di pancia. Adesso il voto Lega è un voto invece di futuro, di prospettiva, fatto da una scelta di testa e di cuore. Ecco, sono convinto che perché il cittadino ha misurato come la Lega sa amministrare. Una domanda che è proprio un flash, più una battuta, una provocazione. Se vuole, Angelo Ciocca in Europarlamento la rivedremo qui sul territorio, magari chissà, quando fanno compongono la squadra di governo per Regione Lombardia. Ma guardi, non è un segreto, qualcuno me l'ha anche chiesto. In questo momento io continuo ad affermare che sono molto legato al territorio, anche sulle scelte regionali mi troverete presente, non è un segreto. Il consigliere eletto Mura è un amico, la consigliera uscente, che sono certo sarà una risorsa sempre per Regione Lombardia, è un'amica, quindi sia Silvia Piani che Roberto Mura sono due amici importanti per il governo di Regione Lombardia. Liring per quello che hanno fatto, per quello che faranno. Penso oggi che serve sia per il territorio della provincia di Pavia, sia per il territorio, il nostro paese, la Lombardia, ma tutto l'intero paese, avere anche una voce critica, costruttiva, quindi una coscienza critica anche in Europa. La nostra agricoltura, serve le nostre imprese, serve le nostre famiglie, anche cambiare questa Europa. Quindi io utilizzerò il voto regionale, il voto di queste politiche per aumentare il mio peso al Parlamento europeo. Grazie ad Angelo Ciocca, buona serata. Grazie a voi, buona serata a tutti. Noi adesso continuiamo a parlare di politica perché è il momento delle conferme anche per Forza Italia. Dopo i conteggi, i rappresentanti locali si sono riuniti oggi a Pavia, allora per ringraziare gli elettori e gli attivisti che hanno partecipato a questa campagna elettorale. Vediamo. Considerazione finale è un grazie immenso a tutti gli elettori, ai nostri sindaci, amministratori, perché Forza Italia ha avuto il risultato percentuale più alto di tutta la Lombardia per quanto riguarda Forza Italia e quindi è merito di un gioco di squadra che ha funzionato alla grande. Da commissario provinciale voglio dire a tutte le persone che sono state protagoniste che da domani inizia il rilancio di Forza Italia, perché a livello nazionale non ci nascondiamo, vogliamo fare meglio. Gli amici della Lega, complimenti, hanno fatto un grande lavoro, noi dobbiamo rimettere in sesto Forza Italia e quindi in provincia scatterà dai prossimi giorni l'operazione davvero di capillare presenza sul territorio e di organizzazione. Questo è il mio impegno come commissario. Complimenti poi a tutti gli eletti, ma anche a chi non ce l'ha fatta, ma io voglio che stia al fianco mio e del partito per dare il suo contributo. A fianco all'impegno del partito ci inizia l'impegno nelle istituzioni. Io come parlamentare, Ruggero Invernizzi come consigliere regionale, siamo già impegnati per entrare là dove le decisioni si prendono e, come abbiamo detto in questa campagna elettorale, dare più forza a questo territorio. La forza che ci vuole è una presenza autorevole di persone che contano, di persone ascoltate dove si prendono le decisioni. Grazie agli elettori siamo lì adesso e ora tocca a noi dimostrare di portare quei risultati che la provincia di Pavia attende. Sono molto contento, molto fiero del risultato che ho avuto grazie alla provincia di Pavia totale. Quindi niente, cercherò di meritarmi questo consenso e fare il massimo per questa provincia che amo tantissimo da tanti anni. È un territorio che ha bisogno di forte rappresentanza sia a Roma che in Regione, si è detto spesso, anche con qualche polemica negli ultimi tempi. Quale sarà il suo impegno? Beh, chiaramente un impegno per ridare la politica a questo territorio. La politica vuol dire tanti politici che si spendano per il territorio. Ne abbiamo eletti tanti, questa volta nel nostro territorio, di ogni colore e partito, quindi io direi tutti insieme dobbiamo cercare nei diversi ruoli di fare politica per il territorio, smettere di fare delle polemiche tra di noi perché non portano da nessuna parte, ma vivere tutti per il nostro territorio e per la nostra gente. Voltiamo pagina, si torna a parlare di lavoro e di diritti per i dipendenti delle logistiche in prefettura Pavia, primo incontro tra sindacati e aziende, l'obiettivo è trovare un'intesa su welfare e contratti.
Contratto collettivo per tutti, welfare aziendale e servizi di bus navetta da e per la stazione ferroviaria. Sono questi alcuni degli obiettivi che si sono dati i partecipanti al primo confronto tenutosi in prefettura sul tema del lavoro nelle logistiche. Oltre allo stesso prefetto Attilio Visconti e ai sindacati erano presenti i rappresentanti delle aziende e sindaci della zona di Broni Stradella, dove negli ultimi anni si è registrato un autentico boom di stabilimenti e che breve potrebbero arrivare ad impiegare quasi 4.000 addetti. Il modello di accordo a cui guardano sindaci e sindacati è quello di H&M, il colosso dell'abbigliamento che entro fine mese prevede un raddoppio della forza lavoro che passerà dalle attuali 400 a 800 unità. In vista dell'ampliamento l'azienda ha firmato un accordo sindacale che prevede una serie di tutele e servizi per i lavoratori che verranno applicati per la prima volta in Italia, ovviamente per il settore delle logistiche. Per esempio, l'apertura di un asilo nido aziendale per i bambini dei lavoratori e delle lavoratrici. È a questo modello di contratto che gli attori dell'incontro in prefettura guardano per applicarlo anche alle altre aziende, come per esempio il nuovo polo della Benetton che aprirà a breve a Broni e che dovrebbe dare lavoro ad oltre 600 persone. Del resto, l'area divisa fra i comuni di Broni, Stradella e San Cipriano Po sta diventando un punto di riferimento a livello internazionale per molte aziende che da qui smistano i loro prodotti in Italia e nell'intero bacino del Mediterraneo, e mentre vengono al pet molti nodi di questo settore, come in un laboratorio, emergono soluzioni e proposte che puntano a tenere insieme occupazione e tutela dei lavoratori. Voltiamo pagina, continuano le polemiche che riguardano l'appalto per il trasporto pubblico locale. La Stav di Vigevano, una delle aziende escluse proprio dall'appalto, ora torna all'attacco e chiede il risarcimento dei danni per inadempienza. Ci spiega tutto Mario Fortunato. È guerra fredda sul maxi appalto del trasporto pubblico locale, a poche ore dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha bocciato il ricorso del consorzio provinciale, confermando l'affidamento ad Autoguidovia, arriva la dura presa di posizione di Alberto Cazzani, amministratore delegato di Stav, una delle aziende pavesi che fa parte del consorzio. Autoguidovia crea disoccupazione ed è inadempiente rispetto al capitolato di gara, il primo commento di Cazzani. Per questo motivo stava dato mandato ai legali di procedere contro Autoguidovie e contro l'Agenzia per il TPL per risarcimento danni a causa dell'inadempienza sul capitolato della gara TPL del bacino di Pavia, relativamente al numero di persone da trasferire dai gestori uscenti al gestore entrante. Con una maestria degna di un qualunque azzeccagarbugli, aggiunge Alberto Cazzani, Autoguidovie ha dichiarato di non voler assumere 5 nostri dipendenti, presenti però negli elenchi del personale indicato nel capitolato. Il nuovo gestore, prima ancora di iniziare il lavoro, crea già disoccupazione. Un pessimo biglietto da visita, insomma, secondo Cazzani, che se la prende anche con le istituzioni. Vergognoso che non facciano niente per impedirlo, il commento lapidario dell'amministratore delegato di Stav. Un'ultima notizia prima del break: Pietro Di Troia, attuale comandante della Polizia Locale di Vigevano, andrà a ricoprire il medesimo incarico però al comune di Novara. La determina che ufficializza la nomina è stata pubblicata oggi sull'albo pretorio del comune piemontese. Di Troia ha passato una selezione tra 4 candidati. Da quando il passaggio di consegne diventerà ufficiale, la Polizia Locale di Vigevano si troverà di fatto senza comandante, dato che la posizione offerta dal comune di Novara non prevede un doppio incarico. E vedremo chi ci sarà allora alla successione per Pietro Di Troia. Adesso ci fermiamo un momento, c'è la pubblicità. Torniamo tra poco. Eccoci rientrati in studio, il maltempo degli ultimi giorni sembra ormai alle spalle, ma alcune zone della provincia, in alcune zone della provincia rimangono problemi e disagi, soprattutto nelle colline dell'Oltrepò, dove preoccupa la situazione di fossi e canali che rischiano in caso di pioggia. Sentiamo. Prima il gelo, poi la neve. L'inverno non ancora terminato ha messo a dura prova boschi ed aree rurali della provincia di Pavia, in particolare fra le colline dell'Oltrepò. Gli interventi di messa in sicurezza, avviati subito dopo gli eventi di gelicidio di dicembre, hanno permesso di riaprire le strade interrotte e di garantire nuovamente i servizi essenziali, come l'energia elettrica e il telefono,
comprese quelle località più colpite, come la frazione Buscofa di Rivanazzano Terme, dove diverse famiglie erano rimaste al buio e al freddo per quasi 2 giorni. Ma il lavoro da fare è ancora enorme, spiegano gli esperti. La neve degli ultimi giorni ha infatti fatto cadere altri alberi provati dal gelo di dicembre, ma in molte zone la vegetazione crollata a ridosso delle strade non è stata rimossa del tutto. Le ordinanze dei comuni ai privati, che impongono di provvedere alla manutenzione, a volte non sono state rispettate e spesso non sono nemmeno state emanate dagli stessi comuni. Il problema, come hanno sottolineato alcuni sindaci nel corso delle riunioni tenutesi in provincia dopo l'emergenza, è la pulizia dei fossi e dei canali di scolo, in condizioni critiche già prima del lungo inverno 2017-2018. Abbiamo incontrato il sindaco di Rivanazzano Terme, Marco Poggi, per fare il punto della situazione. Noi abbiamo anticipato circa 7.500 euro di spese nei primi giorni, proprio per mettere a posto soprattutto due frazioni che sono state colpite, in particolar modo la zona di Nazzano e la frazione di Buscofa. Ho fatto anche un'ordinanza per quanto riguarda proprio per mettere in sicurezza soprattutto le proprietà, quindi boschi eccetera eccetera, quindi per una pulizia importante, proprio per evitare che se ci fossero magari piogge intense eccetera eccetera, il tutto, quindi tutti questi rami, tutte queste cose che comunque si erano spezzate, con una pulizia sicuramente non andranno a finire sulle strade e tantomeno nei fossi. E proprio a Rivanazzano, al confine con Godiasco Salice Terme, si sta intervenendo per mettere in sicurezza i boschi dell'area demaniale, un tempo utilizzata dall'esercito, che costeggia da entrambi i lati l'ex statale 412 del Penice. Stiamo facendo una pulizia molto importante e abbiamo iniziato qualche giorno fa e a breve termineremo la pulizia che riguarda la zona, soprattutto che si chiama la zona ex Maginot, quindi la statale che va da Rivanazzano a Godiasco. È arrivato il momento del nostro ospite di questa sera, allora io saluto e ringrazio Diego Tronconi, buonasera. Buonasera. Che è professore di diritto sanitario dell'Università di Pavia, ma è anche direttore generale della Fondazione Mondino. Abbiamo parlato a lungo di elezioni nel nostro telegiornale, come lei stesso ha ricordato, c'è stato forse un argomento che è mancato nel dibattito politico, è stato quello della sanità, una sanità regionale su cui occorre fare chiarezza, perché occorre fare chiarezza sulla distinzione tra gestione pubblica e privata della sanità. Questo è il primo punto importante per iniziare un dialogo serio. È un momento, come dire, delicato e nello stesso tempo importante. Ovviamente abbiamo appena concluso un passaggio istituzionale con le elezioni che hanno riguardato sia il Paese che la nostra regione, e sotto questo profilo, se la precedente legislatura si è chiusa con un intervento importante nell'ambito della cronicità, che è un tema che ci accompagnerà, certo, nei prossimi anni, dall'altro nel mandato che seguirà nei prossimi anni, questa iniziativa andrà perfezionata e soprattutto realizzata. Sì. Il tempo in sanità è assolutamente fondamentale. Io confido che il legislatore regionale, come è stato accorto nel prospettarla, lo sarà altrettanto nel realizzarla. Nel rispettarla. Quando parliamo di cronicità, professore, di che cosa parliamo? Di che cosa intendiamo? Di quelle malattie e patologie che ovviamente non si risolvono ma si trascinano? Sì, sono praticamente quelle situazioni che, tra l'altro, dal punto di vista epidemiologico sono in costante crescita per l'aumento dell'aspettativa di vita, quindi c'è un impatto sia demografico che epidemiologico, e che, se vogliamo calarlo nella realtà dell'Istituto Neurologico Mondino di Pavia, riguarda patologie assolutamente ricorrenti, soprattutto nella popolazione anziana, come il Parkinson, l'Alzheimer, certo, o nei giovani la sclerosi multipla e le malattie neurodegenerative. A livello proprio pratico, che cosa dovrebbe fare la politica regionale? Quali sono i prossimi passi importanti per garantire insomma, cure efficaci per tutti? Io parto dal contesto pavese, perché il contesto pavese nel panorama non solo regionale ma anche nazionale è un po' un unicum, nel senso che vede convivere realtà d'offerta estremamente eterogenee che rappresentano sostanzialmente la filiera della sanità italiana. Esistono autorevolissime istituzioni pubbliche come il Policlinico San Matteo,
realtà private, ma sotto forma di fondazioni, quindi no profit, come l'Istituto Neurologico Nazionale Mondino, una realtà che è recentemente mutata nell'ambito del no profit, come la Fondazione Maugeri, okay, certo. La sanità privata più tradizionale, ma assolutamente autorevole, come il gruppo San Donato, presente appunto anche in questa città di Vigevano con il Beato Matteo. Quindi, come dire, un paniere di erogatori molto autorevoli e molto eterogeneo. Sì. Tra l'altro tutti fortemente integrati con l'Ateneo, che è un altro passaggio importante, certo, per la realtà pavese, perché la qualifica anche sul piano della convivenza clinica e ricerca scientifica. Certo. E su questo noi dobbiamo competere. Certo. Tra l'altro Fondazione Mondino, tra i suoi obiettivi, è proprio quello di sviluppare la rete, insomma, cercare di fare sempre più spesso rete con gli altri istituti del territorio, le altre istituzioni del territorio, perché no? Sì, noi in questo anno e mezzo, diciamo, dal mio insediamento e dal cambio di governance, abbiamo come dire, orientato le nostre strategie su due piani, quello più territoriale ma con una visione quantomeno nazionale e quello più invece internazionale di posizionamento scientifico. Certo. Sul primo punto abbiamo perfezionato questo accordo importante col Policlinico San Matteo per una gestione condivisa della patologia vascolare acuta, noto come l'ictus, insomma, esatto, per quanto riguarda l'opinione pubblica, ma che in realtà ha come dire, espressività diverse, non esclusivamente legate a questo tipo di patologia. Siamo entrati invece in reti importanti, nelle tre reti forse più significative, che sono la rete delle neuroscienze nazionali, la rete cardiovascolare proprio per le patologie cerebrovascolari e da ultimo la rete oncologica. Sì. Altro ambito estremamente importante, perché Pavia ha una solida tradizione proprio attraverso il concorso di tutti gli istituti che sono presenti su questo territorio. Sul piano internazionale invece un passaggio importante è stato compiuto nel corso dell'anno scorso di inserimento in una rete comunitaria. Questi sembrano, come dire, aspetti che ci toccano solo tangenzialmente perché molto lontani, invece ci consentono di sedere autorevolmente in tavoli comunitari dove si decidono le strategie scientifiche, chiaro, che ricadono poi sul paese. Chiaro. Tra l'altro l'avevamo accennato brevemente prima, ricerca. Sulla ricerca la Fondazione sta facendo un grande lavoro. Recentemente, e l'abbiamo detto anche nel nostro telegiornale, triplicati i fondi che sono arrivati per la ricerca da 1 a 3 milioni. Questo è un ottimo risultato. Questo è il risultato di un mio convincimento, sostenere i giovani ricercatori. Il risultato c'è stato, tenete conto, in circa un anno e mezzo. E questo effetto, che è un effetto misurabile di tipo finanziario, in realtà si fonda su un lavoro minuzioso, non solo di arruolamento di giovani molto molto bravi e capaci, ma di giovani che talvolta sono rientrati anche dall'estero dopo aver fatto esperienze sostenuti dalla Fondazione Mondino per apprendere metodiche, per introdurre innovatività, che poi vuol dire rappresentare sul piano scientifico delle opportunità di finanziamenti di ricerca. E infatti solo giovani ricercatori hanno ottenuto questo risultato. Diciamo, per chiudere, è questo, insomma, la strategia, questo che bisognerebbe fare per trattenere, come si dice, i famosi cervelli in fuga. Forse puntare sulla ricerca potrebbe essere una buona idea. Sì, soprattutto in una realtà come il nostro istituto Fondazione Mondino, che essendo un IRCCS deve statutariamente coniugare la clinica con la ricerca, ottenendo dalla ricerca quella spinta di innovazione che si traduce anche in una offerta clinica di eccellenza. Grazie al professor Livio Tronconi. Grazie per essere stato con noi. Noi adesso cambiamo rapidamente argomento, perché per mostrarvi le immagini di un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri all'ingresso di Casei Gerolo, un tir che si è ribaltato e che ha causato la chiusura per diverso tempo della provinciale 206. Ci spiega tutto Ermanno Bidone. È stata riaperta dopo una lunga operazione di recupero e di bonifica la provinciale 206 nei pressi di Casei Gerola. Qui un tir che trasportava rifiuti è uscito di strada per cause in fase di accertamento. Illeso il conducente, un camionista di 65 anni, che è stato comunque soccorso dai sanitari del 118 arrivati sul posto con un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Voghera. Sebbene per fortuna non ci sarebbe stato alcuno sversamento di rifiuti
rifiuti nei campi adiacenti la provinciale, dopo la rimozione del mezzo ad opera dell'autosoccorso Valle di Casegerola, si sono rese necessarie le operazioni di bonifica da parte dell'Agenzia Sicurezza e Ambiente di Voghera. Interventi hanno riguardato anche la risistemazione della banchina danneggiata dall'uscita di strada del mezzo pesante. Il tutto ha però costretto la polizia stradale a chiudere al traffico la provinciale 206 per quasi tutta la giornata di martedì, con pesanti ripercussioni al traffico che è stato quindi deviato su strade alternative. Ora facciamo un passo indietro, andiamo a vedere quelle che sono state le principali notizie della giornata nel nostro sommario. Lista dei carabinieri in Lomellina, arrestati 7 membri di una banda dedita a furti e rapine. Il gruppo agiva tra San Nazaro, Dorno e Lomello ed era attivo anche nello spaccio di droga. Le elezioni, buona notizia in casa PD, dove Alan Ferrari viene eletto al Senato. Ad Arezzo viene eletta invece una senatrice lomellina, Tiziana Misini, originaria di Scaldasole. San Michele Maggiore è una chiesa che ha più di un segreto, a svelarli è un architetto pavese, Alberto Arecchi, nel suo libro intitolato Il Santuario dei Re Italici. Adesso vi raccontiamo una storia. Quanti pendolari è capitato di perdere una coincidenza per un ritardo dei treni? Probabilmente a tutti. Ebbene, la storia che vi raccontiamo è forse ancora più assurda, riguarda i passeggeri di una regionale in partenza da Voghera che sono dovuti scendere dal treno perché non c'era nemmeno il macchinista. Ermanno Bidone. Non c'è il macchinista, il treno è soppresso, dovete trovare un'altra soluzione per raggiungere Milano. Questo si sono sentiti rispondere i passeggeri del regionale 2178 di Trenord, che seduti a bordo della carrozza alle 5.56 di martedì mattina attendevano che il treno partisse, dato che non erano stati segnalati ritardi o altri inconvenienti sulla linea. Ma circa dopo 5 minuti rispetto all'orario di partenza e quindi alle 6 precise, i viaggiatori venivano informati attraverso gli altoparlanti in stazione che il treno non sarebbe mai partito. Alcuni passeggeri, increduli e preoccupati, hanno quindi cercato e infine trovato un controllore a cui hanno chiesto spiegazioni e la risposta è stata sconcertante nella sua semplicità. Stamattina alle 5.56 mi reco a Voghera per prendere il treno che partiva alle 5.56 dalla stazione di Voghera che veniva a Milano Rogoredo. Saliamo, dopo 5 minuti annunciano il ritardo e dicono che il treno è soppresso perché non c'era il macchinista. Io quando me l'ha detto il capotreno non sapevo neanche più cosa rispondere. E io sono dovuto venire oggi, dovevo andare giù a Roma, avevo la coincidenza qua a Milano Rogoredo alle 7.24, di corso ho preso la macchina e sono venuto su. Mai successo. Il viaggiatore di Voghera, che doveva raggiungere Milano in tempo per una coincidenza con l'alta velocità, è quindi tornato a casa e si è messo in auto, costretto a una corsa contro il tempo per non perdere il treno a Milano Rogoredo, che l'avrebbe portato a un importante appuntamento di lavoro nella capitale. Alla fine è riuscito a non perderlo, ma soltanto grazie al fatto che stranamente anche l'alta velocità era in ritardo di 15 minuti. Cosa sia accaduto al macchinista del regionale in partenza da Voghera non si sa. Il controllore, come detto, si è limitato a spiegare che non c'era un guaio imprevisto, un malore, un incidente, davvero non si sa. Quello che si sa è che evidentemente, ha spiegato ancora il viaggiatore di Voghera ricordando i bei tempi in cui in città si fermava il pendolino, è che l'azienda avrebbe dovuto fornire immediatamente un altro macchinista per non lasciare in panne tutti i passeggeri. E parlando di disagi e di disservizi, i comuni di Vigevano e Abbiategrasso hanno inoltrato una protesta formale al presidente di Trenord, Barbara Morgante, proprio per i disservizi registrati lo scorso venerdì sulla Milano-Mortara. Quel giorno centinaia di passeggeri vennero fatti scendere dal treno in mezzo alla neve nei pressi di Gaggiano dopo che una carrozza si era riempita di fumo a causa del surriscaldamento di un freno. I pendolari sono poi ripartiti dopo tre quarti d'ora di attesa, al freddo e sotto un'abbondante nevicata, una situazione inaccettabile in un paese civile, si legge nella nota. Il comune di Abbiategrasso e il comune di Vigevano, unitamente alla consulta intercomunale dei trasporti, richiedono con fermezza un immediato intervento da parte dell'azienda per porre rimedio a una vergognosa e insostenibile situazione di disagio. Noi ci fermiamo un momento, c'è ancora la pubblicità, ma torniamo in studio qui tra pochissimo.
Eccoci tornati in studio, domani è l'8 marzo, festa della donna, tantissime le iniziative previste in provincia. A Vigevano verrà presentato il libro fotografico Un gelato per amore, i cui scatti verranno anche esposti in una mostra. Paolo Barni. Cibo, benessere e arte. Dall'unione di questi elementi nasce un'iniziativa per l'8 marzo a Vigevano. Un gelato per amore è il titolo di un libro scritto da Roberta Colli e Massimiliano Scotti che abbina ricette e consigli per il benessere. A fornire l'ossatura al volume sono poi le foto di Paola Rizzi che ha immortalato 75 donne mentre gustavano un gelato. Nasce dall'idea di Roberta Colli, cioè io, e Massimiliano Scotti, per dedicare qualcosa alle donne. Abbiamo pensato di mettere insieme le nostre competenze, che sono apparentemente distanti, perché lui produce gelati naturali, io invece mi occupo di mettere i capelli in condizioni di crescere sani e forti, sempre attraverso trattamenti naturali. Quindi questa cosa ci ha unito e abbiamo pensato di mettere io la mia competenza, quindi consigli di bellezza per i capelli, e lui le sue ricette di gelati e dolci, con un ingrediente in comune. E qui poi è subentrata la fotografa Paola Rizzi, che ha rappresentato la bellezza delle donne attraverso degli scatti fotografici di donne che si prendono un momento per se stesse mangiando un gelato. Tutto questo viene fatto con lo scopo sicuramente di, oltre che con il libro, soprattutto con una mostra che ha una visibilità ancora differente, di coinvolgere e di portare l'attenzione sulla cooperativa Core di Vigevano, sulla presidente Nicla che da anni porta avanti questo progetto in aiuto per le donne, non soltanto per dare un aiuto alle donne, ma veramente per sensibilizzare in generale quello che è una problematica ormai internazionale, è un problema diffuso, non vuole essere a difesa assoluta della donna, ma probabilmente, come si stava dicendo un attimo fa, di consapevolezza anche del mondo maschile, per fargli capire un attimino cos'è che chiediamo e che cos'è che chiede semplicemente una donna. Il libro verrà presentato alle 18.30 dell'8 marzo presso la libreria Feltrinelli di Piazza Ducale. Il ricavato della vendita sarà devoluto alla cooperativa Core di Vigevano e al progetto Donna Tutto per Te. La mostra fotografica dei ritratti di Paola Rizzi sarà invece inaugurata il 9 marzo alle 19.30 alle Prigioni del Castello. Nell'occasione si esibirà in una performance a tema l'artista Silvia Capiluppi. San Michele Maggiore è una delle chiese più conosciute della provincia. In un libro un architetto proprio pavese, Alberto Arecchi, ha ripercorso la sua storia svelando anche qualche segreto. L'approfondimento di questa sera è a cura di Mario Fortunato. Lei ha scritto un libro su San Michele, sulla Basilica di San Michele, confutando un po' anche alcune verità storiche acclarate. La prima è sulla datazione della chiesa. Ecco, quella della datazione della chiesa non è una verità storica acclarata, è abitudine fra gli studiosi locali, italiani in generale, continuare a datare la chiesa senza giustificazioni, come una cosa strana, al XII secolo. E poi le spiego perché. Ora, la chiesa, come è stata costruita con questa ricchezza di sculture, mostra molto chiaro che era un edificio nato apposta per le incoronazioni dei re italici. Le incoronazioni dei re italici a San Michele sono avvenute fra la fine del IX secolo, l'888 d.C., dopo la morte di Carlo Magno, e il 1004, quindi nell'arco di un po' più di un secolo, e sicuramente molto prima del XII. La disposizione delle sculture all'interno, i capitelli, le serie scultoree, eccetera, mostra che non sono mai state spostate, che i pilastri sono nati insieme con i capitelli e che quindi la gran parte della chiesa attuale, del monumento, se si esclude la costruzione delle volte attuali, che è datata perfettamente alla fine del 400, deve risalire a un'epoca consona con la incoronazione dei re. Ora, le ho detto, non è storica l'altra datazione, per il semplice motivo che gli storici locali e non, a partire da Robolini, che è stato l'unico vero storico pavese nel 1818 circa, è la data delle sue pubblicazioni, sostiene delle ipotesi molto vicine alle mie. E allora si potrebbe chiedere, ma come mai sono state abbandonate a favore di un... Lo chiediamo, come mai allora questa verità storica non viene appurata?
No, semplicemente ci fu uno studioso dei primi del Novecento, Rivoira, che ebbe la pretesa di unificare lo studio dell'architettura medievale fondando una cosa interessante, cioè coniando il termine per l'Italia di architettura romanica, dopodiché ha supposto che l'intera ondata di costruzioni lungo le vie dei pellegrinaggi, quindi dalla Piemonte-Lombardia fino a scendere in Puglia, fosse stata fatta in una tornata unica e quando? Basandosi su notizie di forti terremoti avvenuti nell'Italia padana nel 1117, quindi 901 anni fa, ai primi di gennaio, il 3 gennaio è stato il primo, ha distrutto quasi completamente Verona. Le altre scosse successive, sempre molto forti, hanno colpito l'Emilia. L'Emilia e Cremona. A Cremona c'era in costruzione la cattedrale e il cantiere della cattedrale fu demolito dalle scosse. Però, se lei va a vedere l'abside del Duomo di Cremona, rifatta dopo questo terremoto, la qualità, lo stile scultoreo sono molto diversi da quelli di San Michele. Nel suo libro si parla di altri aspetti interessanti che riguardano la chiesa. Un altro aspetto appunto è quello legato ai colori che non sarebbero quelli che vediamo attualmente, ma presenterebbero delle caratteristiche molto particolari. In realtà attualmente non vediamo colori, basta inquadrarla, vede l'esterno della chiesa fatto di pietra arenaria nuda e questo è uno dei problemi principali che si pongono i restauratori o sedicenti tali. Cioè vogliono conservare questa pietra arenaria che per forza di cose non è resistente agli agenti atmosferici e predicano che chi la fece, chi costruì la chiesa, si sbagliò a usare una pietra troppo tenera. Ora così non è, la pietra era tenera per poter essere ben lavorata. Dopodiché era tutta rivestita di ricchi colori come si usava all'epoca. Gli edifici nella storia dell'arte non sono mai stati fatti di un materiale nudo messo in vista, è solo un gusto di rustico che è venuto a noi negli ultimi tempi, è un gusto di antiquariato per l'oggetto da mettere in casa, ma i templi di Paestum, gli antichi templi greci e romani non erano nudi, non erano fatti di marmo bianco. Ho tentato, ovviamente in maniera ipotetica, di ricostruire i colori originali, dei quali si è conservata qualche traccia all'esterno e parecchi all'interno, poco conosciuto a dire la verità, ma ci sono. Accennato al tema del restauro, altro aspetto importante, e anche su questo argomento ha insomma appurato altre vie. No, più che appurare altre vie, il grosso non intendo assolutamente entrare in polemica con chi adesso tenta di salvare il salvabile, anche se il salvabile è rimasto molto poco veramente, quello che oggi si vede di questo edificio, di questo monumento, è un pochino lo scheletro, è una vaga traccia del passato. Ma i grandi restauri tanto elogiati della metà dell'Ottocento sono fra gli episodi storici che hanno comportato più danni per l'edificio per alcuni motivi, perché sono stati fatti all'epoca da persone che si autopresumevano capaci di farle, ma non avevano grandi esperienze, e con una documentazione praticamente nulla di come fosse l'edificio prima, per cui impediscono a noi oggi di ripensare a come era questa chiesa. Per fortuna non fu rifatto il tetto e furono conservate almeno le capriate del tetto che dovrebbero essere quelle del 1400, dell'ultimo rifacimento delle volte. Ora, la gran parte degli studiosi oggi all'estero dà come datazione della chiesa una data ipotetica fra il X e il XII secolo. È soltanto a Pavia che si continua a predicare che assolutamente la chiesa fu ricostruita dopo i grandi terremoti, che secondo invece studi geologici non colpirono gravemente Pavia. Non c'è nessuna testimonianza dell'epoca che lo dica. Era l'ultimo servizio, vi ricordo gli appuntamenti della prima serata, i personaggi con il mitico Ivan Cattaneo, ospite del nostro direttore Stefano Calvi, e poi la cartomanzia con Nicola. Grazie come sempre per averci seguito, un buon proseguimento di serata.